Ciao a tutti ragazzi, il mio nome è AgroModerni, siamo qua in questo nuovissimo episodio di ProFarming stagione 8. Allora ragazzi, siamo dentro al nostro recinto dei cavalli. Come vedete, ho deciso di investire nei cavalli e l'ho riempito. Questo recinto dovrebbe avere la capacità massima di 8 cavalli. Prima di dirlo, andiamo a controllare, perché non si sa mai. Sì, 8 cavalli e noi qua dentro abbiamo 8 cavalli. Piano, E noi qua dentro abbiamo 8 cavalli. Nella scorsa puntata, anzi in realtà 2 puntate fa, ho fatto un errore inconsciamente. Vi ho detto che questi cavalli possono arrivare fino a 15.000 euro e quindi si guadagna molto. No, si guadagna molto molto di più, perché arrivano fino a 50.000 euro. E mi avete riempito dei commenti, ragazzi, grazie per avermi avvisato, anche con un po' meno foga la prossima volta, ma grazie per avermi avvisato, quindi lo divulgo, vi informo tutti gli altri che magari non hanno letto i commenti, appunto su questa cosa qua. Infatti i Phantom e Inferno sono già a 30.000, tanta roba, e sono solo al 59%, quindi vuol dire che possiamo veramente puntare molto in alto. Io quindi ne ho inseriti altri. Ora, penso che con 8 cavalli non avrò il tempo di farli girare, quindi inserirò quella famosa mod che molti di voi mi hanno già proposto, che allena da soli i cavalli, ma non ce l'ho ancora qua, non so neanche come si chiama, devo ancora cercarla, quindi probabilmente nelle prossime puntate ve la lascerò in descrizione. In questa sinceramente non ho ancora il link da darvi. Comunque, come al solito off camera, ho fatto lavori, bla bla bla, laggiù c'è il nostro silos con la nostra gigantesca betulla. Come alcuni di voi mi hanno suggerito, ho piazzato questo faro. L'ho piazzato qua perché così illumina sia qui che di qua. In realtà dovrei raddoppiarlo, ma qua c'è l'albero, non lo so, rimane un po' male. Cioè, se io ne mettessi un altro qua, viene tutto illuminato, perché più o meno fanno mezzaluna questi fari qua, avendo il silos in mezzo. Per non mettere i soliti lampioni. In realtà forse ci sono i lampioni ancora più alti. Boh, devo vedere, ragazzi, devo vedere. Comunque, sono andato un po' avanti, ho fatto un po' di soldi, un po' di missioni. Più che altro ho rimpinguato il nostro silos, ho spostato tutto da sotto, dal silos ferroviario a qua sopra. E adesso vi faccio vedere il risultato. Il risultato, signori, è questo: 54.000 di frumento, 46.000 di orzo, 16.000, vabbè, di avena, 65.000 di colza, 35.000 di girasoli che ho fatto off camera, 36.000 di soia e 71.000 di mais. Niente male, signori, niente male. Ho fatto 2 cicli colturali, ho fatto una volta frumento e una volta girasole off camera, oltre ad aver finito di trebbiare il mais. E poi diverse missioni. Questo ci porta alla somma di 328.000 euro, che sono molto molto vicini ai soldi che ci servono per acquistare questo lotto qua. Sì, ragazzi, avete capito bene, oggi acquistiamo un nuovo terreno e ci espandiamo. Direi di farlo subito, poi mano a mano che lavoriamo vi spiegherò perché ho scelto questo terreno, così le puntate diventano un po' più corte, altrimenti continuo a fare puntate da 35-40 minuti. Alcuni di voi le amano e vi piace un sacco, ma altri invece no, quindi andiamo per passi, per step. Allora, questo qua è l'otto, come vedete comprende tutta questa parte qua d'erba. Fino a questi alberi qua, è compresa questa lingua qua di terreno. Perfetto, quindi tutto questo pezzo qua. Ma comprende anche il pezzo qua prima del ponte qui. Ovviamente confine con la qua con il passaggio del treno, con la ferrovia. E anche tutto questo pezzo qua. Questo pezzo qua è interessante. Lo scopriremo dopo perché, anzi, nelle prossime puntate scopriremo perché. Non vi dico ancora cosa voglio farci. Comunque, direi che possiamo comprarlo a questo punto. 303.000 euro, non male, cioè prezzo importante, ma come vedete sto lavorando molto molto off camera, quindi si riesce ad arrivare, ecco. Non so più com'è che si fa a vedere, come si fanno a vedere le statistiche del salvataggio. Immagino non ci sia più la possibilità di vederlo in gioco qua direttamente dentro il salvataggio. Probabilmente si vede solo quando accedi dal menu principale di farming. Comunque, fatto sta che questo campo adesso è nostro. Ora, è un campo d'erba e non so, ma non penso che andrò a riseminarlo di altra roba, anche se è un campo veramente grosso.
cioè se guardate sulla mappa è abbastanza grosso, dai, è sicuramente più grosso del 5, forse un po' meno come dimensione del 2, però comunque è un bel campo bello grosso. Il vantaggio è che ha un sacco di bordo rispetto agli altri campi, come vedete. E cosa facciamo in questa puntata? Beh, iniziamo con il ripristinare i nostri trattori allo shop. Quindi Maxum, caspita, l'ho azzeccato al primo colpo. Non ho la minima idea di dove sia il mio fan, però. Ecco, anche questo quasi è il primo colpo. Perfetto. Ok, li ho ripristinati, signori, perché qua lo show, tra l'altro, c'ho sempre un pallet che mi avanza dalle missioni, perché compro sempre un pallet in più. Non si sa come mai, è una regola. Anche quando provo a comprarne uno in meno di quello che penso che mi serva, è comunque uno in più. Assurdo. Andiamo a far fienagione, cioè campo d'erba, cosa vuoi fare? Andiamo a noleggiare l'attrezzatura perché per il momento non ci interessa comprarla. Falciatrici, cosa più importante per iniziare? Abbiamo la Discbine, che è questa qui, oppure la Kun GMD. Eviterei di fare una coppiata. Andrei sulla Discbine perché mi è sempre piaciuto un sacco utilizzare quella trainata, non so perché, ma mi piace, è proprio divertente utilizzarla. Tra l'altro, forse costa anche meno? No, non costa meno, ma hanno deciso di metterla così all'inizio perché gli piaceva. Ah no, per la larghezza di lavoro, perché più è meno larga. Ok. Detto ciò, la noleggiamo per 867 euro. Poi sapete che i costi di noleggio in farming sono abbastanza complessi perché hai un costo iniziale, poi hai molti altri invece costi, tra virgolette, che vanno in base all'utilizzo. Quindi se io utilizzo per 8 ore pagherò un po' di più, ma anche se cos'è? Era utilizzo e ore di utilizzo e poi forse anche al giorno anche. Sì. Quindi hai 340 euro di base, poi ti paga già per un'ora. E già per un giorno, quindi ha questi costicini qua. Costicini qua. È molto molto lunga. Cioè, è lungo il timone. Ok, perfetto. Non porto ancora sul fend perché ho grandi progetti per lui. Ops, ok. Ci vediamo su. Ok, ragazzi, eccoci arrivati qua nel nostro campetto. Si fa per dire. Beh, questa parte probabilmente non la utilizzeremo mai perché è davvero davvero tanto in pendenza. Ma sopra direi di sì. Cioè, già a partire da qua, potenzialmente. Devo capire solo. Beh, in teoria è più alto del. Vediamo un attimo, scusate. Sono un tipo curioso. Cioè, se io mi mettessi così. Allora, apriamola prima di tutto. Allora, si è aperta, ma io ti voglio completamente dall'altra parte. Cioè, è irrealistico se sfioro. Ah no, non li tocca. Ma guarda che perfetto, eh. Ta-ta-ta-ta, così posso già farmi questo bordo qua. Ottimo, ottimo, ottimo. Allora, inizio a dirvi perché ho comprato questo campo. Come avete visto, siamo passati a 8 cavalli. 8 cavalli non sono assolutamente pochi. Tra l'altro qua sta tagliando. Sì, ma è la texture del tagliato d'erba nuovo? O lo sta distruggendo il campo? Scusate. Non riesco a capire se sta tagliando oppure no. Boh, vabbè. Lo scopriremo passando poi il voltafieno. Vediamo se. Non mi sembra stia facendo una grande andana. No, boh, si era buggato l'add in alto a destra, però non era farming che si era ad essersi buggato. Boh, capiremo prima o poi capiremo. Magari invece è solo così. Boh. Ah no, ok, adesso è partita. Ogni tanto si fa vedere. Probabilmente perché è proprio sul bordo e farming non ti lascia. Non ne ho idea, non ne ho idea. Cioè, fa sti mucchiazzi qua che fanno paura, signori. Fanno paura, io non ho inserito nessuna mod strana, ve lo giuro. Ora, per questo pezzo qua, molto molto illegalmente me la terrò dietro. Tanto pestare per pestare, tanto vale. Ok, mettiamola al massimo della velocità. Perfetto. Stavo dicendo, abbiamo 8 cavalli adesso, che sembra un po' il ragionamento che fa tipo il padre, no? Io ho 8 figli da mantenere. Roba del genere, adesso abbiamo 8 cavalli da mantenere e sapete che la dieta base dei cavalli qua in farming è avena e fieno.
poi c'è la paglia per la lettiera, però a livello di nutrimento fieno e avena. E il fieno fino ad oggi l'avevamo acquistato. Io tra l'altro ne avevo acquistato dell'altro perché non mi bastava, avevo fatto fuori tutte le balle che avevano portato su ed ero andato anche a prenderne delle nuove. Il problema è che non ci sto sinceramente a... Ok. Sinceramente non ci sto assolutamente a mettermi lì a comprare tutte le volte delle balle, cioè sinceramente diventa costoso e penso che sia invece più interessante per noi avere un campo dove possiamo fare erba e avere più che altro un campo, ups, ok, e avere più che altro appunto una fonte di approvvigionamento del fieno, in modo che quando ne abbiamo bisogno ci noleggiamo la, per cosa sarà, 5.000-6.000 euro, ci noleggiamo tutta l'attrezzatura da fienagione. Queste andane sono paurose. Comunque dicevo, ci noleggiamo l'attrezzatura da fienagione e con 5.000 euro ci facciamo la roba di cui abbiamo bisogno. Poi in realtà non lo so, perché vi dico, questa è anche una scelta strategica, non so cosa mi è uscito dalla bocca, strategica per quanto riguarda le pecore, perché ho l'intenzione di comunque comprare anche un allevamento di pecore giusto per averlo, ecco. E quindi almeno che non siano cambiate le cose, immagino si alimentino sempre con effettivamente. Colpa mia. Allora, aspetta. Facciamo così. Che figata, posso guidare la sua retro. Vai, ok. Perfetto. La retro teleguidata. Dai, puoi farcela. Ok. Volevo solo fargli un po' di giri attorno, poi iniziamo ad andare su giù. No, che figata! La tire dirt color, real dirt color. Sporca di verde anche le gomme. Questa è una cosa intelligente. Bello, 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 ci piace. Comunque, appunto, quindi questi campi ci serviranno per quello, per entrambe le cose, sia per quanto riguarda il fieno che per quanto riguarda l'erba fresca. In più, comunque, in qualsiasi caso, sono un'ottima fonte di guadagno, cioè ottima, sono una fonte di guadagno, quindi volendo possiamo, visto che abbiamo lo Strautmann, possiamo permetterci ogni tanto di comprare una anzi noleggiare una falciatrice frontale e mettere col cosplay un trattore con lo Strautmann che vengono qua, si fanno tutto questo campo qua, quando sono pieni vanno a scaricare al fienile, adesso non ricordo più come si chiama, fienile sempre, sì, fienile, il punto vendita e siamo a posto. In più io contavo presto di comprare anche un fienile posizionabile qua, in modo che possiamo anche stoccarci un po' di paglia per sicurezza se ci serve per i cavalli, via dicendo. Anche se a dire la verità, forse sarebbe più comodo fare le balle e comprarsi un trinciapaglia, perché così possiamo direttamente utilizzarle in ballatrice, non abbiamo bisogno di un posizionabile. Adesso vediamo, ci devo ancora pensare, sinceramente. Ora, questa parte qua del campo dovrebbe essere abbastanza poco produttiva, e si vede dalle andane, perché in teoria... Piano, ok. In teoria è quella parte del campo, adesso controlliamo da qui. Da qui in poi, ecco, dovrebbe iniziare a produrre di più, perché in teoria questa qua è una parte del campo che è considerata come bordo. Mentre invece poi c'è direttamente la distinzione, lo si vede anche dal colore per terra. C'è l'inizio proprio del campo vero e proprio, dove invece è proprio considerata erba seminata, diciamo, un prato seminato, ecco. Ok, perfetto, perfetto. A questo punto direi che ci potrebbe stare anche un bel timelapse, ci facciamo questo campo e c'è un motivo, se non sto ancora utilizzando il voltafieno, se non l'ho ancora messo in coppia, lo vedrete tra poco. Thank you.
Ultima passata, siamo arrivati al fondo del campo finalmente. Si è comportato davvero bene e signori, cioè lo sporco con l'erba è spaziale. Cioè, sulle ruote ok, ma guardate qua che roba. Tanta roba, tanta roba. Poi c'è ancora gente che nei commenti della scorsa puntata è venuta, no, forse per messaggio privato su Instagram, è venuta a dirmi, ma Agro, ma dai, ma come fai a dire? È molto molto meglio il 17. Ok. Ok. Allora, possiamo andare a chiuderla. Perfetto. Si nota, ho utilizzato la GPS, ragazzi. Ed è anche il motivo per cui avete visto che abbiamo finito precisi precisi. Ottimo. Cioè, è un campone, dai, signori. Se tagli tutto, anche i bordi, è un bel campone. È un bel campone. Ora, per motivi youtubici, non la riportiamo allo shop, ma la restituiamo già da qua. Quindi andiamo ad andare in garage. Garage. Oggetti noleggiati. E voilà, la ridiamo indietro. Tutto ciò ci è costato davvero molto, molto poco. E dobbiamo anche ripristinare questo qui. Quindi, sì, fai il tuo santo autosalvataggio. Perfetto, ripristina. E ripristinami anche la zavorra. Perfetto. Ora, torniamo allo shop. Signori, adesso, oggi vediamo ancora i due passi successivi, che sono la voltatura e la ranghinatura. Quindi, andiamo a prendere voltafieno e ranghinatore. Ora, io avrei anche preso il più piccolo, giusto per rimanere, diciamo, nelle dimensioni più piccole. Ma la differenza è piccola. E questo è da 8.7, che ci va da Dio con, per accoppiarlo a un bel ranghinatore. Quindi andiamo a prendere questo, che è il GF. Cioè, quando dico prenderlo intendo noleggiare. 800 euro, va bene, noleggia. Come vedete richiede 40 cavalli, quindi siamo tranquillissimi. E poi andiamo anche a prenderci... andiamo a prenderci anche un ranghinatore. Andrei a prendere questo qua della Kuhn, che è passivo. Finalmente hanno aggiunto anche un... non leggiamo per 1100 euro. Hanno aggiunto anche un ranghinatore passivo. Ottimo. Detto ciò, allora, direi che la zavorra ha più senso sul Fend. Direi, visto che è un attrezzo portato, non servirebbe, perché è un attrezzo talmente leggero quel voltafieno lì che non serve, però l'ho ripristinata e quindi la utilizziamo. Perfetto, e lo mettiamo qui. Voilà. E poi andiamo ad attaccarci, vedete che è ancora bello sporco di verde, andiamo ad attaccarci il ranghinatore, questo qua, della Kuhn. Perfetto. Voilà. E come abbiamo visto la scorsa puntata, ho inserito la Follow Me mod, quindi possiamo andare a utilizzarla, cioè in realtà la utilizzerò io, per andarmene a casetta bella. Dove stai andando, amico? Devi venire di qua, spero non vada contro il lampione. Vediamo. No, ok, sembra che stia arrivando. Va bene, dai, ci vediamo in campo. Ok ragazzi, siamo arrivati in campo, non ho ancora capito perché qua il case si diverta ad utilizzare i fari. Non li spegno, niente da fare, niente da fare. Ok, eccoci qua. Allora, devo, prima di tutto apriamo questo. Voilà il nostro Kuhn. In realtà sono tutte e due della Kuhn a questo punto. Eh sì, sono tutte e due della Kuhn. Kuhn, che poi in realtà è Kuhn, immagino. Allora, andiamo ad aprire anche dietro il nostro amicone qui. Andiamo qui e lo apriamo. No, non mi lascia. Aspettate, riattiviamo gli add un attimo. Follow me, va bene. Io dovrei poter aprire. No. Allora facciamo così. Lo stacchiamo e lo apriamo. In teoria non serve attivarlo, perché è passivo, quindi praticamente utilizzerà la trazione delle ruote per far girare i rastrelli. O forse no, questo non ha neanche, non utilizza neanche la trazione delle ruote per far girare i rastrelli, semplicemente è il movimento in avanti che li fa girare. Giusto.
Me ne ero completamente dimenticato. Ottimo. E ora lo riattacchiamo al leader. Leader, ok. Attiviamo, abbassiamo, vediamo se anche lui ci segue. Allora, iniziamo. Più che altro, più che ci segue, dobbiamo vedere se anche lui abbassa. Perché se non abbassa, devo andare io. Fermo. Allora, ti faccio abbassare io. Ti faccio abbassare io la testa. Ah, capa. Beh, che dopo magari ripassiamo di nuovo qui. No, non era il Curse Black. Volevo attaccare. Voglio fare Ctrl ed F. Staccarlo. Abbassare. Ok. Di nuovo Ctrl ed F per attaccarlo. Andiamo qui. E qua perché non mi hai preso? Non mi ha preso. Ogni tanto si bughetta un po'. Ora cerco di prendere anche questo pezzo qua, così lo distribuiamo un po'. Probabilmente questi sono anche un po' bug. Secondo me ha accumulato la falciatrice, ha accumulato l'erba che c'era lì sui bordi. Sicuramente un po' è un discorso di bug. Un po' magari potrebbero anche essere rimasugli dalla vecchia puntata che abbiamo fatto con Giuliano. Non so quanti di voi se la ricordano, ma abbiamo fatto una puntata con Giuliano in questo campo dove abbiamo fatto una missione di fienagione. E sono sicuro che ci siano un po' di rimasugli qua e là. Anzi, più che sono più che sicuro, perché come vedete per esempio lì ce ne sono. Qua alla nostra destra. Alla vostra destra potete ammirare delle prove dell'esistenza di Giuliano su questa mappa. No? Perfetto. Ora, il discorso qual è? Il discorso è che questo voltafieno è 8.7 metri, mentre il ranghinatore, teoricamente, è 8.5. Quindi siamo sicuri che non va a prendere dell'erba non girata, a parte in questo caso in cui probabilmente la prenderà, ma sui bordi ci si può fare ben poco. Comunque, stavo dicendo che appunto non andrà a prendere dell'erba non voltata, e quindi dell'erba fresca, mentre invece prenderà solo fieno. Ottimo, 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 ottimo. È una bella accoppiata. Ora, avessi avuto un terzo trattore, la cosa ottimale, ma molti di voi ci saranno già arrivati, sarebbe stato avere il terzo trattore già con l'imballatrice, perché comunque seguono tutti la stessa traiettoria. Cioè, il trattore deve seguire esattamente il ranghinatore in quel punto centrale in cui passa lui, quindi non ci sarebbero nessun tipo di correzione da fare, né altro. Ora, la mia idea era andare a ranghinare, fare due giri e poi iniziare ad andare su e giù. Quindi vediamo se riesco a fare qualcosa di decente. Tra l'altro qua gliene lascio anche un po', perché nel caso volesse alleggerire quella andana lì non sarebbe neanche così male. Mi disturba un po' il fatto che continui ad uscire la scritta, ma va bene lo stesso. Ok. Perfetto. Qua vedete che si è creato un po' questo gap. Non ho idea del perché, ma va bene. Ah no, ok, ho idea del perché. Perché io qua di solito arrivavo con la falciatrice, poi tiravo su, stavo un attimo fermo lì, lei smetteva di scaricare. Ok, ok, ha senso. Ha senso che si accumuli un po', ci sia un po' di vuoto. Perfetto, bisogna usare la logica qua, anche su farming. Anche su farming ci va la logica. Perfetto, non so se vi farò un timelapse, magari qua farò direttamente off camera. Ok, però un bel po' di andare, direi che ce la possiamo fare insieme. Poi prossima puntata, per questioni di tempo non le faccio insieme. Prossima puntata andremo ad imballare e spostare le balle. Non so se utilizzerò il rimorchio, perché in realtà, come ben sapete, l'ha detto io, è lì dietro, proprio lì. Quindi non lo so se utilizzerò il rimorchio oppure no. Quello che posso dirvi è che le galline ci stanno dando dentro tanto. Non so se perché appunto ho fatto, alla fine senza accorgermene, ho fatto due cicli colturali e quindi di giorni ne ho dovuti far passare. Cioè minimo sono due giorni a ciclo colturale, quindi contiamo 4 giorni in gioco ovviamente. E quindi ci sta che in 4 giorni mi abbiano fatto 2 o 3 pallet da 2400 litri. Poi in realtà gli ho dato anche un po' più da mangiare, probabilmente è quello. Gli ho dato un po' più da mangiare rispetto al solito. Ok, detto ciò, alziamo un attimo qui. Voglio... no, non voglio vedere se alza anche lui. Attiviamo un attimo il GPS, lo mettiamo in vario, ok. No, semina. Mostra linee, sì. E la larghezza deve essere automatica a 8.7. Perfetto. Però io... Aspetta, amicone. Qua mi sa che devo fare una roba del genere, perché altrimenti tu mi fai casini. Eh già,
prendo un po' di questa e mi butto qui. So che è una cosa stupida quella che sto facendo, ma è l'unico modo che ho per non fargli prendere della roba non girata. Ok, attaccata la GPS, lui ci verrà dietro rispettando i canoni della GPS. Ovviamente sulle curve, cioè se uno va sul dritto è molto meglio, perché sulle curve hanno un comportamento diverso, cioè quello è un attrezzo trainato, questo è un attrezzo portato, questo ha l'aggancio con lo snodo, però così così, l'altro è proprio un timone con un gancio vero e proprio, quindi si comportano in modo totalmente differente. Ora, mi sa già che qua dovrò rovinare un po' tutto e buon, rifaremo poi un altro giro dopo. Ok, questo ovviamente non per essere realistici, ma capite bene che è per evitare che lui mi vada a fare delle andane con roba non girata, che sarebbe veramente una cosa molto poco consona a quello che dobbiamo fare, ecco. Però vengono fuori delle belle andane grosse, eh? Sono contento per quello. Ora, direi che a sto punto ce la giochiamo proprio così malamente e via. Perfetto. Utilizzare la GPS, tra l'altro, ci aiuta anche, appunto, avendo fatto le semi-andane, non so se chiamarle andane, avete visto che comunque la falciatrice non sparge in aria l'erba, fa delle righe, tra virgolette, si vedono bene. Utilizzando la GPS noi utilizziamo la stessa direzione che hanno quelle andane lì e quindi possiamo anche crearci dei piccoli spazi, tutti nostri, per la nostra intimità, no scherzo, dei piccoli spazi però per essere, ok, più efficienti. Come vedete in questo punto qua, vedete che io la prendo a tutta dimensione e probabilmente anche il tipo lì dietro dovrebbe riuscire, il nostro inseguitore, che sa molto di film d'azione, dovrebbe riuscire a prendere tutto. Se non prende tutto, abbiamo fatto un mega fail. Infatti abbiamo fatto un mega fail. Ah no, forse era solo la curva. No, abbiamo fatto un mega fail. Sì. Confermo. Allora, vabbè. Aggiusterò io off camera. Ogni tanto ci sta che ci siano un po' questi problemini. Perché c'è quella differenza appunto di 20 cm, perché questo appunto, ripeto, è un 8.7, l'altro un 8.5, vedete che c'è questa linea per esempio di fieno che non è stato girato. Ma nulla mi vieta poi di ripassare un attimo al volo in quelle e riunire un attimo le andane che sono, hanno fatto le birichine. Ok, è un lavoro meno realistico, lo ripeto di nuovo perché so che ci saranno commenti che diranno Agro, no, ma cosa hai fatto? Ma non si fa così, non, se hai testato, hai rivoltato 3-4 volte lo stesso fieno. Purtroppo ragazzi, viviamo in un momento in cui abbiamo bisogno di andare veloci per fare soldi in questa pro farming, che comunque tanto irrealistico non è, dai, parliamoci chiaro. Allora, perfetto. In realtà, se volessi fare proprio il pignolo, potrei non utilizzare la GPS e centrarmi io manualmente a queste andane in modo da ottimizzarlo ancora meglio. Tipo qua potevo mettermi esattamente lì al centro e sarebbe venuto un lavoro ancora migliore, ma non penso che lo farò. Allora, andiamo qua. Perfetto. Il vantaggio qual è? Il vantaggio è che comunque vengono fuori delle andane di tutto rispetto, dai. In alternativa appunto potevo voltare tutto e poi fare appunto, come vi ho già detto, avrei dovuto fare la ranghinatura nella prossima puntata, ma non avevo voglia. Perché in questa non volevo assolutamente fare la, come si dice, la pressatura del fieno. L'imballatura la pressatura del fieno e quindi boh, nada. Perfetto, guardate che roba. Però gli stiamo dando un po' di distacco, il che non mi piace molto, quindi rallenteremo un pelo così in modo che lui possa più o meno raggiungerci un po'. Ok ragazzi, penultima passata, intanto vedete che l'amicone là sta arrivando anche di qua, così finiamo questa parte del campo e poi vi faccio un piccolo taglio, sistemo le andane, quei pezzetti che non ha raccolto e poi direi che possiamo considerarci soddisfatti del lavoro, cioè in realtà lo diremo dopo, però possiamo dire di aver finito almeno la ranghinatura e la voltatura.
Ok ragazzi, allora ho dato una bella sistemata qua al campo, come vedete è molto più ordinato, adesso sto rifacendo per l'ultima volta qua la punta e sì, diciamo che progetto abbandonato, per le prossime volte terrò a mente di non utilizzare in coppia questo rondinatore con con quel voltafieno, perché effettivamente anche se ci sono solo 20 cm di differenza cambia tutto. La soluzione potrebbe essere impostare il voltafieno con la GPS su 8,5 metri. E in quel caso andrebbe anche bene. Boh, è una cosa da studiarci. Da studiarci. Boh, anche in punta. Qua in punta ne ho fatte due di andane perché, come vedete, cioè, la parte produttiva del campo iniziava molto più presto. Ah no, in realtà no. Ho appena detto una cavolata. È perché probabilmente abbiamo fatto una testata più lunga. Cioè, anzi, più larga. Comunque, ora chiudiamo qua il nostro amico e direi che possiamo salutarci. Spero che questa puntata vi sia piaciuta. Come al solito fatemelo sapere con un bel like. Vi ricordo come al solito che potete inseguirmi anche su Instagram. Mi trovate come chiocciolagromaderni, ok? Dove pubblico foto di altri creator, gli hosted farmer, foto mie, screen, e poi c'è la rubrica Agrobits, tante storie, ricondivido le vostre storie, un sacco di roba, un sacco di roba. Faccio un sacco di roba su Instagram. Se ancora non mi seguite, seguitemi. E tra l'altro, cioè, adesso non so quando uscirà questo video, ma potremmo aver addirittura già superato i 9.000 follower. Quindi manca poco all'obiettivo dei 10.000. Niente, dai, da Agromoderni è tutto. Ci vediamo prossimamente. Ciao a tutti, ragazzi.